Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 1 gennaio. E siamo in viaggio, siamo in quel viaggio iniziato il giorno di Natale, 1963-2023, il viaggio on the road con l'ospite per una seconda parte che le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Radicale possono vederlo, incontrarlo anche sui social o ad ascoltarlo sulle frequenze di Radio Radicale. Ben ritrovato a Marcello Baraghini. Grazie. E siamo in viaggio che dalla prima tappa, dal binario 1 di Roma Ostiense, ci sta portando in quel luogo magico che è la tua dimora, sulle strade bianche. Ecco, le strade dei briganti, dei partigiani, dei disertori, dei renitenti, quelle che mi ispirano la mia quarta vita, sia esistenziale che pubblica, che editoriale. La quarta vita, perché tu di vite nella prima parte non so se ne sono solo descritte... parte per comodità, io parlo di quarte vite, ma secondo me saranno molti di più. Le quattro sono quelle scolpite sia nella memoria che nei capitoli di una storia di questo paese, al contrario, certo non quella dei libri bugiardi di scuola o delle trasmissioni bugiarde delle televisioni pubbliche e private. Chi ha ascoltato la prima parte dell'editore all'incontrario, dell'ultimo radicale da marciapiede, come ti sei voluto e ti definisci, ha potuto ascoltare quindi gli inizi, l'incontro con Marco Pannella e questa parte. Se tu sei d'accordo, io vorrei, vediamo innanzitutto quella macchia dove ti sei rifugiato in latitanza quando... La sfioreremo, ovviamente, certo. E perché? Perché tu sei stato condannato per... Apologia all'obiezione di coscienza, semplicemente parlarne e invitando a parlarne, io distribuivo volantini per segnalare che esisteva quell'opzione davanti ai distretti militari e ero delegato a farlo perché formalmente ero milite esente, quindi fu una contraddizione che suscitò clamore, cioè un giovane anche Capellone, anche Fricchettone, già non c'era ancora Fricchettone ma figlio dei fiori, renitente che si esponeva per orare la causa dell'obiezione di coscienza. E io diffusi in varie situazioni in giro per l'Italia proprio per proporre questa contraddizione, il valore, il contenuto della battaglia, della campagna. Naturalmente fui immediatamente placcato, anche malmenato, anche imprigionato, pluridenunciato e con un processo lampo, primo grado, secondo grado, sempre con tempi molto brevi, fino alla Cassazione, 13 mesi ripetutamente confermati. A quei 13 mesi, nelle more della battaglia per i nuovi diritti civili, soprattutto quelli che riguardavano i minorenni, un opuscolo nella stagione degli anni 70 di stampa alternativa, quello degli opuscoli di autodifesa e di lotta, come li chiamavamo, un opuscolo contro la famiglia, manuale di autodifesa dei minorenni, che era la categoria di cittadini giovanissimi perseguitata, quella più vulnerabile, quella più soggetta a ricatti di ogni tipo, a vessazioni. Quel manuale mi procurò una denuncia, un sequestro, una campagna forsennata su tutti i media e, estrapolando dal contenuto, che era quello rivolto
volte minorenni che potevano, se vessati in famiglia, secondo il codice Rocco, avviare un processo in autonomia dalla famiglia, che se si fosse concluso favorevolmente, come successe, li avrebbe portati alla revoca della patria potestà. A prescindere dal contenuto, una frase che invitava le ragazze minorenni che avessero problemi di aborto, non per fare l'aborto, per capire la forza di impatto di questa situazione, di rivolgersi a una psicologa a un numero di Londra, nemmeno italiano, per dialogo, per un confronto, mi procurò in primo grado 18 mesi che, sommati ai 13, fecero scattare immediatamente il mandato di carcerazione. Ecco, tu definisci queste condanne medaglie al valor... il mio medagliere. Il tuo medagliere che rivendichi con... come lo rivendicano i generali russi dell'armata sovietica, tutte le dittature in qualsiasi latitudine, ma ce ne sono alcune simboliche, compreso quella dell'alpino, che ha tante di quelle medaglie che credo che l'alpino che ha diretto le operazioni di logistica per il Covid, negli anni del Covid, il generale Figliuolo, ha mette tante medaglie, credo sia piegato in due quando mette quelle vere. Ecco, loro hanno il potere attraverso il militarismo, ha queste tonnellate di medaglie. Io ho le mie 8 pagine di casellario giudiziario ricche di tutta la mia storia, quindi me ne vanto, avendo pagato tutto, per così dire, tutti i reati che ho commesso, le pene che mi hanno somministrato, essendo stato beneficiato da un'amnistia per reati di opinione, lo Stato mi ha riconosciuto, ci ha riconosciuto qui a destra questi valori, anche la bontà di certe campagne di agitazione, di proposta, ecco, quelle 8 pagine per me sono il mio medagliere, che magari con una sottoscrizione pagando l'avvocato potrei cancellare, ma insisto a proporlo come valore, come testimonianza, invece di un dossier che mi riguarda, invece di un libro bianco che comunque sta uscendo, che riguarda la mia storia, io posso proporre a chiunque il mio biglietto di visita. 8 pagine di casellario giudiziario dove ci sono tutti i vilipendi possibili, tutti i reati di opinione possibili, tanto da zeppare 8 pagine di casellario giudiziario. Ecco, editore all'incontrario, l'abbiamo approfondito nella prima parte, da marciapiede, quindi le vite vissute stando in mezzo agli altri, in mezzo agli ultimi. Sui marciapiedi. Sui marciapiedi, perché poi sui marciapiedi si incontrano gli avanzi di fogna. Sì. Gli avanzi di fogna. Quelli infatti, non hanno automobili più o meno. Ecco, mentre stiamo i dannati della terra, dirigendoci come direbbe Marco. Sì, verso Sorano, un luogo poi della tua casa, che poi da Sorano andremo a Pinigliano nella libreria che tanto evoca la tua storia, le tue storie, le tue vite. Ecco, scegli a Sorano un luogo particolare, una sorta, se fossimo in un'altra città, in un'altra zona d'Italia, ne parleremo di una sorta di cascina, cioè un luogo dove è il tuo archivio, ma è anche il luogo dove tu produci, dove tu ancora cibo per la mente, cibo per il corpo, i miei orti, i miei frutteti, la mia tienda vongola pronta a essere smontata, anche perché continuo ad affermare che è ora di, come diceva Mario Savio già nel 63 a Berkeley, la prima rivolta contro il regime guerrafondaio americano, come Marco ha mostrato mettendosi in discussione col suo corpo, non solo con gli
convulsione, non scappava, non si muoveva, si stendeva per terra. E io ho visto spesso, sia a me durante le proteste per la condanna a Braibanti, ma poi in molte altre situazioni, Marco non arretrare di fronte alle cariche dei servizi d'ordine dello Stato, violenti, spesso molto violenti. Bene, bisogna ridiscutersi anche fisicamente, oltre che per l'attività di controinformazione culturale e di verità attraverso i libri e gli opuscoli. Quindi io sono pronto che la tenda mongola che abbiamo costruito mi renda autonomo la prossima volta che dovrò fuggire in seguito del qualche mandato di nuovo mandato di carcerazione. Io smonto la mia tenda e mi trasferisco dove le autorità preposte ad acchiapparmi di nuovo possono difficilmente trovarmi, e quindi in un luogo, in una macchia ancora più fitta che adesso sfioreremo, che mi ha accolto durante la prima mia latitanza nel 76. Ecco, e chi si fosse messo ascolto, soprattutto collegato sui social in questo momento, siamo in terra toscana, siamo nei pressi di Sorano o vicino Pitigliano, o per continuare a conversare con l'ospite della puntata che apre il nuovo anno, questo viaggio The Road 1963-2023, con Marcello Baraghini. Sorano, la casa senza chiavi. Siamo entrati in questo spazio particolare, straordinario, strambo. Un po' una casa delle favole, non lo so, delle fiabe, di una fiaba che abbiamo voluto raccontare partendo da Roma, e eccoci qua in Toscana. Ho avuto l'impressione, quando sono entrata in questo spazio, innanzitutto le travi mi hanno riportato indietro in quel luogo di Via della Panetteria. Parlando con te, hai descritto la casa senza chiavi e mi hai descritto via della Panetteria, quindi le origini di Via della Panetteria, come un luogo aperto, un luogo dove le persone, uomini e donne, entravano, si confrontavano, vivevano. E quindi oggi, quando hai cucinato per noi, con anche insomma Fabio Panica che è alla regia, abbiamo colto insieme un po' delle similitudini, le tue origini in via della Panetteria, l'attualità, la tua dimora, la tua casa, il tuo luogo dove per tanti anni hai fatto nascere i tuoi preziosi lavori. Ma un po' mi viene in mente Marco quando bussò a via della Panetteria. Io avevo affittato da poco, per 4 soldi, perché i locali erano fatiscenti, a sesto piano, sottotetto, era incredibile, però a me affascinavano, quei locali affascinavano. E i miei pensieri, dopo tanti letti in affitto, precari, tanti negli appartamenti strani, nelle stanze strane, addirittura giardini sotto i ponti, in quel periodo, di avere finalmente un luogo dove me ne sto tranquillo, almeno fino a quanto a quando sento di nuovo il bisogno di condivisioni, e dopo 5 minuti, per farla breve, non sono stati 5 minuti ma un giorno, bussano alla porta. La porta era con la serratura, quindi non c'era la chiave fuori. Così è stato anche dopo, sebbene diventò poi un appartamento, una casa aperta, quasi una comune, che bussò alla porta, bussò Marco Pannella, che aveva il problema di dove allocarsi, dove dormire, per vicende personali che lungo qui
raccontare, meriterebbero un libro, era Se non in povertà, in difficoltà. Quindi, sapendo che io avevo affittato poca distanza, era via 24 maggio, a via della panetteria, quei locali, mi chiese ospitalità. Girò, era vuota, non c'era quasi nulla in quel momento, solo una branda e il mio sacco a pelo. Individuò due delle quattro stanze e decise: se tu permetti, collaboro, e mi vuole prendere queste due stanze. Ecco, la casa sulla Strada Bianca, la casa dove vivo, alternando casa con la libreria di Pitigliano, la libreria più bella del mondo, come amo ripetere fino alla noia, un po' è nello stesso spirito, accogliere chiunque sia coinvolto nei miei progetti, nei nostri progetti, oppure in progetti da inventare, quindi in progetti da individuare per portare avanti assieme. Quindi bene comune e bene trasparente. Qui posso permettermi di non avere chiave, posso permettermi di accogliere chiunque voglia anche quando io non ci sono. Altrettanto i miei orti, i miei frutteti, io li chiamo miei ma non sono di proprietà, sono beni comuni e devo anche dire che la sorpresa, sia per via della panetteria con Marco e gli altri radicali, era un comune radicale che ospitava anche non radicali, in questo senso più aperta di così non poteva. La sorpresa, tanto allora quanto oggi, è di nessuna invasione. Posso dire che chi entrava allora alla panetteria negli anni 60 e chi si affaccia oggi dove vivo, e anche libreria, oppure si affaccia negli orti e nei frutteti, coglie quello che vuole discretamente e in alcuni casi lascia qualcosa in cambio senza che io chieda. E quindi la trasparenza che riguarda la. Non c'è più frattura tra. E del sogno radicale, credo anche di Marco, mio, di tanti altri, di abbattere le barriere tra privato e pubblico, no? Dove il privato e pubblico in maniera tale che sia continuamente aperto e trasparente. Tu sei prima socialista di Unità Proletaria, poi Mi appunto affacciai, ti ho affacciai, ecco. sfiorato, ho sfiorato, mi E, sono annoiato. C'era speranza di anarchia quando capitai lì un po' imbranato, un po' le prime droghe, i primi assaggi, le prime incursioni nelle droghe, un po' esaltato per la libertà che avevo conquistato scappando da casa, andandomene via senza procurare danni, salvo che mia madre, lei diceva sarebbe morta, ma poi campò fino a 90 anni. E mi venne in mente, io credo, sotto i fumi o dell'alcol o di qualche cannone, che questa scissione con la vecchia chiesa comunista significasse anarchia. Per cui a via Tomacelli andrai, un po' di strani personaggi, no? E un po' le prime riunioni, una noia mortale, vabbè, secondo me avrei continuato un po', però sentii e ascoltai che si parlava molto male del demonio. Il demonio che cos'era? Non era, nella mia ricostruzione, posso farvi. Non era il capitalismo, lo sfruttamento in fabbrica, l'alienazione dalla modernità, non dico dal consumismo, ma soprattutto era Pannella che stava a sua volta, dicevano i compagni, progettando un partito, un nuovo partito, Infatti tu che io venne. incontrandolo, unendoti E cazzo, a il diavolo, lui lui, cercava il c'è diavolo. questo sodalizio lungo e fecondo, cioè diventando ovviamente uno stretto collaboratore, ma la cosa particolare, tu nel 76, se ricordo bene, vieni condannato come obiettore di coscienza a 13 mesi di galera, ti salva all'amnistia e quindi tu Fu poi ti condannata a rifugi qua, 13 in questo mesi, posto. però mi arrivò il mandato di carcerazione, che io chiamo perché è molto più ad effetto di cattura,
anche perché mi cercavano, mancava solo che mi cercassero col Settimo Cavalleggeri, con le truppe camere, non lo so. E si aggiunse 13 mesi per apologia all'obiezione di coscienza, che poi innescarono un meccanismo di furore per cui fu fondata la Lega Obiettori di Coscienza, sull'onda di quella mia condanna, di me che non ero obbligato a fare servizio militare, cioè scelsero i compagni, amici Capelloni, fratelli Capelloni, che io mi esponessi in quanto non soggetto a servizio militare, mi ritesente, e era una contraddizione in termini. Quindi andavo davanti agli stretti a diffondere volantini, beccando denunce, botte e manganellate. Il clamore fu tale che cominciò un percorso per la Lega Obiettori di Coscienza. Poco dopo mi beccarono con le mani nel sacco per Contro la Famiglia, il manuale di autodifesa dei minorenni, dove po poche righe di quel libro mi procurarono una denuncia per apologia all'aborto. E quindi queste sono quelle che tu chiami le 18 medaglie al mesi, valore sì, civile? 18 mesi più 13 mi furono obbligati a compilare il mandato di carcerazione, e sono le mie medaglie insieme alle 160 processi in corso, mentre lo Stato mi diceva di presentarmi a scontare tot mesi a Re Bibbia, io ero inseguito da 126 procedimenti, tutti inerenti alla libertà di stampa, per i supplementi a stampa alternativa o per testate di cui ero dipendente autonome, di cui ero direttore responsabile. Testate alle quali non collaboravo, quindi io firmavo scatola chiusa. Avete bisogno del direttore, nessuno si rende disponibile, io vi do la mia sigla, pago se sarà necessario, non voglio sapere nulla di quello che scrivete perché so che siete controcultura. E quindi da qua che poi diventa la tua residenza, Qui che da passo allora una parte di piccoli fino mesi ad di oggi. latitanza, accolto dopo varie peripezie, tenendo conto che erano anni di piombo, che il paese era in guerra, era una guerra civile, era molto difficile essere allocato, ospitare, non c'erano i cellulari, non c'era internet. Io girai molto al sud, fui espulso quasi anche dai compagni, che ero troppo scomodo, fino a che approdai qui da vecchi figli dei fiori, vecchi amici, fratelli figli dei fiori, e fui ospitato in una tomba etrusca, minimamente rigenerata, era un luogo di civiltà etrusca, le tombe sono molto più frequenti che le case contadine, in una tomba etrusca ben protetta, ben distante dalle rotte e dai traffici di civiltà, fui ospite fino a che un'amnistia, di cui avevo sentito odore, mi comunicavano che ci sarebbe stata, mi cancellò ad un colpo sia il mandato di carcerazione che i procedimenti in corso. E qui rimasi più o meno pendolare per un po' di anni, fino a che da 20 anni posso dire che risiedo, sono radicato in queste stanze, in questa casa e in questi borghi. Terza tappa del viaggio on the road, sulla strada dell'ultimo radicale da marciapiede, editore all'incontrario, Marcello Barachini. Siamo arrivati all'epicentro della macchina Della editoriale, gioiosa macchina della da guerra, gioiosa della macchina gioiosa e non violenta e non macchina violenta da guerra. macchina editoriale, Strade Bianche, via Zuccarelli 25 a Pitigliano. E siamo in quel mondo diretto, sviluppato da Marcello Baraghini, che ha rivoluzionato il mondo, il mercato editoriale. E come si legge, gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Radicale potranno andarsela a vedere nella piccola enciclopedia Garzanti. Del 1993 si presentano come opuscoli con I una libri che hanno veste rivoluzionato il scarna mercato editoriale italiano, priva di orpello. ai tempi dei libri 1.000 lire, delle 20 e più milioni di copie, fu rivoluzione
abortita a un certo punto il potere, il regime riuscì a catturarmi e tenermi in ostaggio fino a che oggi si parla della quarta vita di stampa alternativa, E quindi di Marcello Baraghini. Marcello Baraghini, che si chiama Le strade bianche di stampa alternativa. Ecco, Le questa è una strade puntata. bianche, siamo qui tra l'altro con i due validissimi collaboratori, Gianluca Chi ci segue che ci sui seguono e social collaborano potranno vederli, fortemente, e sono dietro di Carlino, me. delle pietre, delle colonne portanti, in questo spazio pieno di libri, di iniziative e secondo me di futuro. Ecco, infatti la parola futuro, perché noi abbiamo iniziato questo viaggio la settimana scorsa partendo da una stazione, partendo dal Da un marciapiede e da una 1963, da un stazione. marciapiede dove c'è veramente un flusso di persone di qualsiasi estrazione sociale che chissà prendono un treno per diciamo sognare quel I luoghi di futuro, popolo è il luogo sono di le popolo piazze, i per marciapiedi, le strade. i treni, Ma quindi i dove binari. cominciamo con i 10 separati nel 63? Chi è che fece la prima rivoluzione del primo diritto civile? Quando i diritti civili non si sapeva cosa fossero. Infatti, E tu che cominciò. hai incarnato e sei stato tra i protagonisti di quei diritti civili di allora, quale aborto e divorzio, oggi, Pensa al quali divorzio, sono cioè i in diritti quell'Italia civili di del oggi? 63 anche la parola diritto civile non esisteva, era desueta, esisteva solo per degli intellettuali, forse lo sapevano loro, ma a livello popolare non esisteva, diritto civile non esisteva nella locuzione popolare. Quando 10 separati, 2 o 3 capelloni e 5 o 6 radicali che avevano appena fondato il Partito Radicale cominciarono ad occupare i marciapiedi intorno al Parlamento per rivendicare il diritto alla felicità dei separati, così tanto sperati e voluto, ed affermare il primo della gamma, della serie dei nuovi diritti civili. Oggi quali sono i nuovi diritti civili? Non so, forse l'ho già detto e lo Conoscenza? rivendico. Oggi per me che ho contribuito da militante, da marciapiede, no? Il divorzio, l'obiezione di coscienza, l'aborto, paradossalmente uno pensa ma quale può essere? No? Ti può venire anche a te, no? Quale può essere? Pensa tu la comunicazione e la cultura. Che cosa sono comunicazione e cultura? Comunicazione e cultura sono il cibo per la mente. In un mondo commerciale del consumismo compulsivo, dove il cibo per la mente è in mano è avariato, per non parlare di quello del corpo. Quindi la società oppressiva, autoritaria, che tende a massimizzare il profitto sulla pelle dei consumatori, degli utenti, nel nostro caso dei lettori, cibo avariato, cibo per il corpo e cibo avariato per la mente, Tu hai vuol parlato di dire. cuore, tu hai parlato, scusami, No, di corpo figurati. e di mente. Cibo per il cuore, cibo del cuore, è qualcosa che secondo me rispetto, no, a chi potrà, perché questa è una puntata che dovrà essere vista, non dovrà essere In solo un periodo ascoltata. particolare. Ecco, perché qua siamo avvolti. Da parole, siamo avvolti da immagini, siamo avvolti Soprattutto da d'arte, da contenuti, cultura, ok? da Da contenuti contenuti, che tu hai non è. voluto, se mi permetti, Certo. Marcello, imprimere su Anche sul qualcosa da corpo, indossare, la perché letteratura sul abbiamo, corpo. ecco, la È letteratura una sul delle corpo. sponde, sono tante visionalità che sto dando corpo. Allora, il libro è una scaletta per il nuovo diritto civile alla cultura. Tu parti solo che tutti i libri che vedi qui, soprattutto quelli della quarta stagione, Le strade bianche di stampa alternativa, poi darò i riferimenti per ordinare i libri perché non si trovano in libreria, anzi comincio ad anticiparli. Stradebianchelibri.com, stradebianchelibri.com, potete, quello che non trovate in libreria perché non ci sono, lo trovate sul sito e potete ordinarlo io stesso, la mattina dopo spedisco. Tu Perché è pensa. stata una tua scelta non essere nelle Io librerie. oggi Ecco perché sono sei un editore fuori all'incontrario. legge nella legalità, esco dal circuito commerciale, che è un circuito
circuito di morte, direbbe Marco Pannella, un circuito stragista, cioè una strage di innocenti che sono i consumatori, sia cibo per il corpo, sia cibo per la mente. Quindi andando a cercare il tuo lavoro su www.stradebianchelibri.com, Tu trovi sono tutta i la lettori produzione, i che ti miei frutti, cercano e non esatto, sono. scorrono e intanto tutte quelle cose che loro intercettano possono essere scaricate gratuitamente. Qui il primo atto di rivoluzione editoriale. Tutti i libri della mia quarta stagione, ormai sono 200, saranno 300 tra pochi mesi, sono scaricabili e leggibili gratis, privi di copyright. Sono libri senza possesso, il possesso rimane allo scrittore o al traduttore. Il lettore ha diritto a quei libri, sono così preziosi, non è possibile sequestrarli in nessun modo. Quindi, in anteprima rispetto al libro cartaceo, viene messo gratuitamente in rete. Di lì a poco viene proposto in edizione cartacea. Perché tu mi hai spiegato, diciamo, come fuori Ci ho onda, infarinato. sì, come fuori onda, che scelgono quei libri. Tu fai una sorta di test pubblicando, diciamo, Mi fanno capire il grado di di attenzione in attenzione su base quel alle quali io prodotto. miro la prima tiratura su carta, magari piccola, piccolissima, perché dopo un po' posso farne un'altra. E queste edizioni sono tre collane, una collana a un centesimo. Io devo mettere un prezzo, se no viene svilito, l'offerta viene svilita. Ma sono prezzi intanto bassi rispetto a quelli commerciali. Pensa a un libro che costa un centesimo. Pensa a un libro che costa 1 euro, la seconda collana, 1.000 lire per sempre, e la terza collana 3, 4, 5, 6 euro per molte pagine, con una copertina a colori ben rilegato. Ma sono, e qui è la seconda, quindi gratuità in rete. Prezzo calmierato, ma è un prezzo formale, perché, e qui è l'ultima provocazione, che non sarà l'ultima, perché non dormo la notte pensando a ulteriori provocazioni, il prezzo definitivo lo fa il lettore. E E qua è anche un po' qui una succede sfida, l'ira e di qui Dio, succede. perché a fronte di quando io lo propongo, come ieri sera, come qualche sera fa al Palladium per festeggiare i 100 anni di Luciano Bianciardi, io ogni volta assiste come in libreria. Che cos'è questo? Cosa vuol dire il prezzo lo fai tu? Bene, quando il lettore, come io ho in mente, avrà capito che deve diventare complice non perché è solo un lettore intelligente, ma perché è complice. L'impresa è sua. Lui si sente tra i protagonisti di quella. E a livello, con la donazione che uso, non solo sto usando io, ma è molto frequente, deve contribuire, non ha soldi, il libro lo prende, me li darà quando li ha, ma se li ha, deve in quel modo, con la donazione, decide lui, contribuire a finanziare l'impresa, che è un'impresa alternativa a quelle speculative che lo stanno rapinando, nella vita, come nel cuore, come nella mente. Tu hai citato Bianciardini, I libri a un centesimo. è libri a un centesimo, Come vedi, e dietro c'è un centesimo almeno. Quello almeno è una parola magica. Almeno vuol dire se non ce l'hai nemmeno quello. Ma se ce l'hai, tu parti da un centesimo. E regolarmente sai che succede quando andiamo a proporli? Che non mi danno un centesimo, ma minimo mi danno 5 euro. Tu pensa che con 5 euro loro sono come se comprassimo 5.000 libri. E questo è davvero straordinario. Di questi E sono nuovi Bianciardini ce ne ho due. Mi hanno incuriosito. nell'invenzione della. Io inventai questa collana con il figlio di Luciano Bianciardi, Ettore Bianciardi. L'idea del libro infinito, l'idea del libro infinito ai tempi nostri, per raggiungere una folla enorme, è quello del libro di, per quanto riguarda noi, di formidabile potenza di contenuto, perché la letteratura non è solo l'Ulisse. 2.000 pagine, non è solo, no? È anche un testo breve, un testo folgorante di poche pagine, i pamphlet anarchici, i pamphlet libertari,
di poche pagine, ma di grande potenza, che viene proposto in poche pagine e fa concorrenza alla rete, diventa quasi infinito come la rete. L'idea di rincorrere per superarla la rete. La rete è libera, ma propone schifezze fondamentalmente. Noi entriamo in concorrenza sia perché lo diffondiamo gratuitamente, ma sia perché è lieve merceologicamente, ha poche pagine, ma è potentissimo. Però, Marcello, questo è tutto molto bello, Ma ma tu non sei nelle librerie, cioè le tue produzioni, Non può andare in libreria, sono come vivi? Di incompatibili. cosa vivi? Io vivo, intanto ho la fortuna di avere una pensione sociale, uno Stato che nelle poche cose che mi concede dopo una vita affaticata, faticosa, esaltante, una pensione sociale, perché non ho mai, non potevo, ero fuori, ero comunque sempre stato un fuorilegge, quindi mi riconosce questo premio e quindi quella mi basta e mi avanza. Allora, cosa succede? Per non dipendere più nella mia impresa, perché sono anche impresa, io propongo libri con le modalità che ti ho detto, libri che non si E qui trovano c'è in anche un libreria. manuale per diventare editore Come all'incontrario, quindi vedi, magari è chi vuole, ecco, può chi ordinare anche quello. vuole diventare un editore Può all'incontrario può scaricarlo scaricarlo sempre. gratuitamente, può stamparselo, può riprodurlo e può Oppure ordinarlo. venire a Pitigliano a Dopodiché prenderlo succede via che con questa Zuccarelli. modalità, posso dirti, non è una battuta, quando io li propongo in libreria o fuori, non ho mai avuto tanti soldi in parte, cioè mi premiano il lettore con la donazione, mi premia. Se compra e mi dà 5 euro per un libro che costa un centesimo, mi premia perché è come se comprassi 5.000 libri. Allora, col mio guadagno, no, non me lo metto in tasca perché la mia pensione sociale basta e avanza, ma le reinvesto senza chiedere soldi agli strozzini delle banche o ai cravattari. Io, se ho soldi, stampo nuovi libri dopo che li ho individuati, se non li ho, mi fermo. Continua ad alimentare iniziative, libreria, su rete di tutti i tipi e al prossimo arrivo di un piccolo gruzzo stampo nuovi libri. Ma prima ancora li propongo sul sito stradebianchelibri.com in anteprima ai lettori. Possono. O anche c'è anche un'email se Per. posso, stradebianchelibri@gmail.com è anche il modo per poterti contattare e Esattamente. per insomma, E conversare anche con intervistare, te e certo. intervistare. Noi abbiamo usato, diciamo, noi ci conoscevamo e tra questi mi sono soffermata su un po' della mia vita, cioè E in puoi questa raccontare il maratoneta, puoi essere tu maratoneta. a raccontare Quindi. agli amici che ci ascoltano Che la da storia. caso pietoso a caso pericoloso con i Da caso contributi. pietoso, formidabile fu la campagna, Sì, no? perché il corpo Luca, che era, no? E qui c'è e qui c'è insomma tutta questa l'epopea del emozione, corpo, questa pelle d'oca Maria Antonia, ma che qui c'è il corpo, ma chi più di c'è il Pannella Milevire, che la di Luca? disobbedienza non è più la virtù di Don Lorenzo Sì, ma Volani, tu il mio primo pensa, regalo che mi è stato io dici donato da Dao, ma Luca, tu pensa quindi. Marco che fa il primo digiuno, che facciamo in lui il primo digiuno, dopo Sofia, dopo il blitz a Sofia per rivendicare l'aggressione comunista alla libertà. Rientriamo il primo digiuno, no, quello che rivendicava Mario Savio nel 63 a Berkeley, dobbiamo rimetterci in discussione il nostro corpo, La no? centralità Però del lo corpo. dichiarava e si rimetteva in discussione dalla manganellata e dalla repressione feroce anche delle truppe della repressione americana. Dopodiché Marco tornato da Sofio, facciamo la conferenza e inizia il digiuno. Io dopo una settimana non ce la faccio per motivi fisici, sanguinavano i denti. Lui dura un mese, il primo digiuno in cui il suo corpo comincia a essere messo in E quindi discussione. sembra tutto tornare, Marcello. E Questa è la oggi puntata. la regressione, oggi il tentativo della destra di erodere i diritti civili C'è il mi fa rischio. pensare che io debba ritornare in ballo con i digiuni,
con le proteste estreme, con le provocazioni e quindi la galera, Sono tutti interrogativi sì, che ti stai sì, ponendo. sempre alla luce che alla fine che cosa ti rimane se non rimettere in discussione il corpo? Dopo che tenti di comunicare, no, della criticità, ma i mezzi, per questo il diritto civile alla comunicazione, a fronte di chi la nega ogni giorno, a chi la nega ogni giorno in radio, in televisione, sui giornali, la verità, la sanità della comunicazione, no? È negata ogni giorno ed è negata dove non si aprono nemmeno più spiragli se non la rete che in mezzo al mare magnum di merda che propone ancora qualche spazio per infiltrarti. Noi che insomma ci interroghiamo, tu che ti interroghi in questo spazio che sembra essere Fuori insomma, dal tempo, ma nel suo protetto, tempo, ecco, che sembra vada essere bene. protetto. Tu hai detto fuori dal tempo, ma dentro il tempo, credo che siano un Dentro nel po' con questi futuro. interrogativi che entriamo nel nuovo anno, perché questa è la puntata che ci lancerà nel 2023. Siamo partiti dal 1963 e Quindi sono siamo quanti anni? dentro nel 2023. Quindi alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale, da questo spazio fuori dal tempo ma dentro il tempo, auguriamo un buon anno e soprattutto con questo piccolo, anzi questi due piccoli opuscoletti, perché qui c'è il Marcello Baraghini manuale per diventare editore all'incontrario, ma soprattutto questo di Marco Pannella, che dice: io alle 3 di notte esco per la città perché ho voglia di piangere ed amare. Ecco, il pianto e l'amore sono sostanzialmente, no? L'unione, e quindi con questa emozione, no? Auguriamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale buona vita, buon anno e veramente E tanti nuovi ringraziamo. diritti civili, E anche tanti perché buoni. senza quelli che vita sarebbe? Grazie. Restate con noi con le Grazie a trasmissioni voi. di Radio Radicale. Vedi, con la casa è con pietre di campo come queste che ho usato per fare il muro a secco per l'orto invernale. Vedi, cavoli, eccoli, liete, cipolle, cipollotti, lentuccia, eccola. Inaspettata, nessuno si immaginerebbe che la curatrice dell'investizione a Parigi sono sulla sinistra, ma sono due più dei piatti, anche bicchieri, C'è anche la scrocchiarella. sì, mettere pure in tavola. Qui c'hai i fazzoletti. Qui c'hai dei brindisi, se vuoi te li carichi, li puoi mettere in sorso simbolico. Questo.
sarà intervista o conversazione? Ok, ci sei? Stupendo. Vedi, ogni pezzo che c'è qui dentro è un pezzo di riciclaggio, di artigiano artigiano.